Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuger e ragazzi oggi voglio parlare con voi come al solito di leaks e novità riguardanti i prossimi giorni di Fortnite. Innanzitutto, ragazzi, volevo chiedervi scusa. Nel video di questa mattina ho sbagliato. Non era il Samsung Galaxy S9, ma era il Samsung Note 9. In modo che così ci siamo chiariti su quale fosse il cellulare che dal 24 agosto avrà preinstallato Fortnite e che poi sappiamo avrà l'esclusiva di un mese e lo avremo tutti per i nostri dispositivi Android solamente il 23 settembre. Ma oggi ragazzi invece parliamo di file concreti, di file che ha trovato il Fabione e il mio gruppo Telegram dei leaks di Fortnite relativi appunto al futuro, ai prossimi giorni che arriveranno su Fortnite. Ragazzi, voglio farvi vedere subito subito un'immagine. Track 3, 2, 1. Zangadera Badiri, guardala qua, prot. Shooter, fai 17 video al giorno e continui a farmi vedere i codici. Sì. Continuo a farvi vedere i codici perché, ragazzi, questo è stato recuperato nel file di gioco pochissimi minuti fa e si chiama DC689 qua 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 pepperepè Grappling Hook. Ragazzi, finalmente arriva nei file di gioco il nuovo rampino che avevamo solamente anticipato 2 settimane fa. È molto simile a una balestra, non vi preoccupate che non ho solo i codici da farvi vedere. Abbiamo, ragazzi, la conferma. Grappling Hook potrebbe arrivare settimana prossima, non è confermato ovviamente il giorno in cui sarà disponibile, ma ragazzi, oltre ad averlo trovato nei codici, vi faccio vedere di più, ragazzi. Guardate un po', guardate un po'. Attenzione, mi tengo, mi tengo, mi tengo, mi tengo, attenzione. No, questo è il video capture 2. Asmada Fagakiri, guardalo qua. Prot. Questa, ragazzi, è l'immagine del nuovo rampino. Che cosa farà il nuovo rampino? Praticamente ci permetterà di salire sopra i muri senza dover costruire. E voi dite, Xuder, mi sembra un po' sgranata quella immagine. Sì, amico mio, perché non è un'immagine. Prot, è molto molto simile alla vecchia balestra, ragazzi, ma in realtà non è la vecchia balestra, è il nuovo rampino, ragazzi, e farà veramente veramente brutto, ragazzi. Noi con questo rampino potremo arrampicarci sulle pareti verticali, ragazzi, sulle pareti verticali senza assolutamente bisogno di materiale. Questo, ragazzi, dà una bella svolta al nostro Fortnite perché comincia a dare sviluppo a dei possibili push verticali senza farsi sentire, perché io credo che non sia, come si dice, non può essere riprodotto. Non mi faccia scherzi, che mi deve riprodurre le cose lei. Sia molto meno sgamo, molto più stealth entrare con rampino, ma secondo me invece potremo anche utilizzarlo per spostarci da un palazzo all'altro. Non si sa ancora praticamente nulla di questo rampino, ma ragazzi, sarà veramente una grande figata. E ovviamente qui sul canale non perderemo tempo e vi faremo vedere tutto. Ma andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti, che lo shooter c'è ancora roba bella da farvi vedere. Questo è quello che abbiamo visto prima. Attenzione, Sampala, guardalo qua, ragazzi. Questo è di nuovo, perché c'è sotto il mio logo delle me. Comprate le mie magliette, ragazzi, link in descrizione. Sono a tempo limitato, ancora pochissimi giorni per le magliette dello shooter prot, con scritto qua. Abbiamo trovato, ragazzi, il Fabione mi ha recuperato, ragazzi, due nuove stringhe di codice che sono apparse nella sottocartella dell'Handy Pack. È una cosa veramente incredibile, ragazzi. Come vedete, c'è il backpack,
qua la cartella principale di tutti i nuovi backpack che arriveranno su Fortnite, che andranno praticamente a sostituire, o meglio, a risgrala il set di backpack che sgrala che ci avevamo solo prima con il backpack, quello normale, quello che volava in alto. Questo, ragazzi, è dov'è? L'handypack. E con l'handypack cosa si può fare? Boh, voi lo sapete, ragazzi, noi ancora non lo sappiamo. Potrebbe essere il nuovo jetpack, perché in realtà sarebbe, come si dice, robo a mano, handy pack, potrebbe essere il jet che ti tira su da dietro, ma ovviamente appena avremo delle info ne saprete di più anche voi. E attenzione, ragazzi miei, perché ci andiamo anche a vedere un'altra immagine surgulamente incredibile. Attenzione, 3. Mi raccomando, ragazzi, scrivetemi nei commenti qui su che cosa vi state tenendo, raga, che mi fa morire ogni volta che me lo scrivete. Mi tengo. 1. Sampaiaiaiaia! Guardala qua, prot! Questa, ragazzi, potrebbe benissimo essere la nuova schermata di caricamento della prossima settimana, ragazzi. Mi rimpicciolisco io un attimino. Come vedete, ragazzi, siamo nelle piscine del Country Club, la ex Acre Anarchici, il Borgo Bislacco, e ragazzi c'è la bagnina sopra la mia testa che è il Controlla Tu Scos, ci sono dei sub nell'acqua, c'è il tizio vestito da shark che sta facendo cose shark, e ragazzi non so se avete notato, ma io credo, no, non è il Country Club, attenzione, questa è la piscina della nuova City, lo vedo dietro dalla montagnona, ragazzi, e se, no, è palmeto, e tra l'altro, se non l'avete notata, io l'ho vista adesso, raga, guarda qua, guarda dove c'è il lama, raga, si vede la stellina che sarà lì, c'è la stellina, è proprio là, ragazzi, aspettate che mi ingrandisco per farvi vedere dov'è la stellina, qui, la mano è questa, eccola qua, ragazzi, c'è la stellina sopra al muro, potrebbe essere lì la location della nuova stellina della prossima settimana, ragazzi, veramente un sacco di news per quello che sta riguardando il nostro Fortnite. Ne volete ancora di news? Bel pollicione in su, ragazzi, mi raccomando, se volete ancora news non dimenticate di lasciare like, iscrivetevi al canale, aggrappatevi i braccioli, sbadinghi, guardalo qua, ragazzi, è stato recuperato nei file di gioco il piccone di Omega con colori diversi. Come caspita fischia è possibile che questo piccone di Omega con colori diversi sia disponibile? Dicono che sia per i cinciullà, ragazzi, non quelli che stanno allo zoo, ma quelli che stanno in Cina. Non sappiamo se sia così oppure no, ragazzi. Quello che sappiamo è che questo piccone è stato recuperato dentro questi file di gioco. Quindi veramente incredibile. Che dire, ragazzi? Io ve ne ho fatte vedere davvero di tutti i colori. Abbiamo rettificato Android, abbiamo visto la stellina della stagione nuova, abbiamo visto il nuovo rampino, i backpack. Che cosa volete più di così, ragazzi miei? Ve lo raccomando, abbiate un pochettino di pazienza ancora per Fortnite su Android. So che è difficile, ho cacciato 800 euro e vi comprate l'S9. No, non è l'S9, è il Note 9, o altrimenti, ragazzi, dobbiamo pazientare fino al 23 settembre che venga reso disponibile anche sui nostri dispositivi Android. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, per aver guardato questo video. Mi raccomando, pollice in su, una bella iscrizione al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!